mi chiamo Gianna Beccalli. Gianna Beccalli. Beccalli da dove arriva? Ma i miei erano di Saronno. Stella Artois di Erba, un locale storico. È nato nel 1926, l'hanno creato i miei nonni ed era un albergo-ristorante. Albergo ristorante Belvedere, quando è sorto si vedeva tutta la piana della Brianza, si vedevano le grigne ed era il Belvedere di Erba. Anche perché era una zona Erba allora turistica, turistica, arrivavano con i treni, arrivavano a Milano. Oggi fa quasi sorridere. Cioè, stiamo raccontando un altro mondo. Un altro mondo. E nel 1982, quando è venuto a mancare mio padre, io e i miei figli abbiamo deciso di fare una birreria, la prima birreria di Erba, però manteneva sempre la locanda. Avevano formulato un contratto con le Ferrovie Nord e quindi, siccome allora ancora i treni non erano come adesso, c'erano ancora i macchinisti, qui venivano a dormire tutti i macchinisti. Abbiamo pensato di mantenere comunque tutto ciò che avevano creato loro, quello che è stato possibile mantenere, per esempio il pavimento che è in legno, è ancora del 1927. Sono nato nel 79, la mia generazione è tutta cresciuta alla Stella Artois di Erba, è la storia della provincia italiana e in particolare di Erba. E diciamo la verità, gli anni 80 c'era la lira, si stava bene, sì. Negli anni 90 io ricordo c'era la coda ad entrare, correggimi se sbaglio, negli anni 80-90 c'erano tre locali, due o tre, e quei due o tre lavoravano tanto. Sì. Un po' di malinconia. Abbiamo lavorato tanto, si stava meglio. Se io penso che il primo giorno che ho aperto qui, il primo cliente che è arrivato mi ha ordinato un caffè. Il caffè costava 200 lire. Siamo nel 2017, tu ne hai viste di cotte di più, ne hai visto passare generazioni qua. Io ho ancora i miei clienti di un tempo, ragazzini, che vengono con le loro famiglie, già vengono i figli dei figli. E quindi hai visto. Quindi queste sono quattro generazioni. Siamo un po', insomma, la crisi ci ha coinvolti in tutti i momenti. Qui c'erano le fabbriche quando io ho aperto, adesso non c'è più niente. Oggi è difficile, oggi solo tenere aperti. Tenere aperti è già un miracolo. È difficile. Forse solo locali come la Stella, che hanno una storia, riescono a vivere per quello che hanno fatto prima, ma è difficile. Sì, sì. Hai ragione, comunque va bene. I muri ci sono, li hanno fatti i muri, Brianzolo è proprietario dei muri, quindi quando già non hai dei muri. Mi ricorda tante serate degli anni quando ero piccola.
violino e si partiva e partivano e tutti i clienti dei miei nonni, ti parlo dei miei nonni, cantavano. Dopo magari finito di cantare giocavano a morra e o a briscola o... Era un locale così, quindi questa serata mi ricorda quei tempi che... Questa sera? Beh, sono 90 anni che c'è questo locale, 90 anni. 90 anni ragazzi, ne mancano 10 e abbiamo fatto un secolo. Per M. Per M. Quindi andiamo avanti così, andiamo avanti. E viva la Brianza! E viva la Brianza, con la Gianna. Brianzola, Con la Gianna di Saronno, grazie. Grazie a te, caro. Grazie. Ciao. Che posto! Le botti, qui c'era il portico fuori, uscivi, c'erano i campi di bocce, era aperto, lasciavano giù le canne dalle rate lì e caricavano le botti. Yeah.